Negli ultimi tempi a Brescia si sta dibattendo molto sul futuro degli ex magazzini generali e in particolare delle casere, l'ultimo complesso edilizio al suo interno. Ernesto Nathan Rogers, nei suoi scritti, attribuì a edifici di importante valore storico il valore di preesistenza ambientale. Lei pensa che questo concetto si possa anche attribuire alle casere? Allora, che siano preesistenze ambientali non c'è alcun dubbio. Il problema è capire preesistenze di che cosa, di quale ciclo, eccetera. Quando ne parlava Rogers parlava di cicli diversi, parlava di cicli lunghi, parlava di monumenti in relazione ad altro e parlava in fin dei conti ancora di un tessuto che, malgrado fosse la testimonianza di un passato molto, molto lontano, era ancora in grado di influenzare molto fortemente il presente. E da lì derivava la necessità comunque di considerare tutto questo. Cioè, parlava di elementi in azione ancora, di pezzi in azione. I fenomeni che in generale invece sono legati all'abbandono di grandi pezzi di città riguardano qualcosa invece che non aveva avuto un precedente, quantomeno in termini di tal ampiezza e forza, perché quando un ciclo così importante come è stato il ciclo industriale, che dall'Ottocento in poi insomma, si sviluppa, cessa di avere efficacia, beh, quelle che si liberano sono aree enormi, colossali, ma in gran parte segregate, cioè sono aree colossali che non appartengono all'uso comune. Spesso appartengono alla memoria di chi ci ha lavorato, che è importante, spesso appartengono a una sorta di mito che si crea intuendo quello che c'è all'interno dei recinti, senza conoscerlo fino in fondo. Questo duplice aspetto ha creato una condizione nuova, nel senso che sì, si tratta di aree segregate, separate. Lo stesso discorso si potrebbe dire per tutto il ciclo militare, per esempio, per tutte le caserme, eccetera, eccetera. Brescia ne è piena, ma tutte le città del nord ne sono sostanzialmente piene. Da un lato quindi una segregazione che le ha escluse dall'utilizzo, dall'altro questa segregazione ha anche impedito per molto tempo di trasformarle in qualcosa che la città non è riuscita a controllare fino in fondo, cioè in un ampliamento, in uno sviluppo che è stato di qualità, soprattutto negli ultimi, diciamo, nell'ultimo mezzo secolo, abbastanza bassa. Allora, il tema forse importante è grandi aree, grandi recinti, enormi recinti che separano delle parti importanti di città, ma al tempo stesso paradossalmente le hanno preservate da possibilità ben peggiori di trasformazione. Negli ultimi decenni, in Italia come nel resto del mondo, sono stati recuperati molti edifici legati all'archeologia industriale. Mi vengono in mente gli spazi dell'Hangar Bicocca, degli ex frigoriferi milanesi, dell'ex Leopolda, a Firenze, eccetera. Per esempio, comunque, anche l'edificio delle corderie dell'Arsenale, dopo tutto, è stato il frutto di un grande intervento in recupero. Qualche tempo fa mi viene in mente che sono stato a una conferenza di Renzo Piano tenuta nello spazio principale dell'ex area Falca, Sesto San Giovanni, e devo dire che essere in uno spazio del genere suscita nello spettatore sicuramente una grande emozione, un grande fascino rispetto a questi luoghi. Parlando di Brescia, però, devo dire che gli edifici dell'archeologia industriale non sono mai stati valorizzati, ma si è preferito cementificare o creare nuovi complessi. Lei come commenta questa situazione? Ma intanto non è solo Brescia, No, certo, è un purtroppo, discorso più intanto il ampio. discorso è molto più ampio, Sì. si è preferito in generale in Italia, non solo in Italia, ma anche qua c'è stato un ciclo che adesso incomincia a apparirci già abbastanza lontano, fortunatamente le cose evolvono molto rapidamente. È stato un ciclo in cui si pensava che l'unica possibilità, ciclo che è incominciato in Italia dal dopoguerra sostanzialmente, che l'unica possibilità legata allo sviluppo delle città, alla trasformazione positiva, fosse l'ampliamento continuo, il nuovo come espressione sostanzialmente del progresso. Ora, noi abbiamo avuto però una serie di fatti in mezzo. C'è stata una crisi che ha cambiato totalmente il modo di pensare, ha cambiato le abitudini delle persone e soprattutto ha cambiato i mezzi a disposizione e ha disvelato delle condizioni, diciamo così, più reali. Io non penso che questa crisi, che chiaramente ha coinvolto una parte del mondo, una parte no, però la nostra parte del mondo è stata coinvolta da questa crisi, possa lasciare le cose, abbia lasciato le cose come erano prima. No, non le ha lasciate come erano prima. E anche solo pensando
spesso ad alcuni dei casi che potrebbero essere attribuiti a questa idea di trasformazione continua, cioè i fenomeni delle archistare, eccetera, eccetera, quello che si registra è anche una sorta di distanza da questi fenomeni, come se fosse qualcosa che, a cui magari abbiamo creduto fino a 10 anni fa, non tantissimo tempo fa. Ma dopodiché sono anche rientrati in un sistema di sprechi, di eccessi, di disattenzioni che forse, ma sarebbe un po' da verificare tutto questo, specialmente i più giovani tendono a non ritenere più compatibile, insomma, col modo di intendere oggi le città. D'altra parte c'è un'altra questione. È vero che in molti luoghi sono stati portati avanti dei processi di trasformazione di grandi aree di questo tipo, dove però spesso la parte antica, diciamo così, vecchia forse per meglio dire, era anche il pretesto per utilizzare enormi aree tutt'attorno in modo totalmente diverso, cioè si tendeva a conservare un elemento che tendenzialmente diventava, si museificava, diciamo così, per poter utilizzare tutto il resto. Quindi non è che fosse un'attenzione ingenua, era un'attenzione rivolta a tutta la serie di vincoli che molto spesso queste aree hanno e che mettono in atto una sorta di equilibrio, di equilibrio politico più che altro, per cui tengo il vecchio, ma quello che mi interessa veramente è tutto il resto. Quindi una consapevolezza un po' molto interessata. E d'altra parte le funzioni che prevalentemente in Italia sono state immaginate per spazi di questo tipo sono prevalentemente museali. Cioè, come se l'Italia potesse diventare in tutto il suo patrimonio, che era un patrimonio vivo, non pietrificato di luoghi di questo tipo, un enorme grande museo. L'Italia ha bisogno di musei anche, ma non si può pensare che tutto diventi un museo. E il vero interesse di luoghi di questo tipo e la possibilità di perseguirne anche l'importanza è mantenerli in vita, in una vita attiva. Cioè non stiamo parlando del Pantheon, non stiamo parlando di strutture la cui architettura è già in sé una testimonianza. Stiamo parlando di strutture che possono o non possono vivere in base al tipo di attività che viene messa in atto. Per cui, per fare esempi vicini a noi, forse è più importante un esempio tipo la fabbrica del vapore a Milano che non esempi di museificazione, come sono stati pensati in molti altri luoghi, perché quantomeno lì si parte dall'idea di un lavoro che continua, cioè cambia registro, è la cultura, sono altre cose, socialità eccetera, ma è un lavoro che tiene in vita un luogo che era un luogo di lavoro. In questo senso potremmo definire l'urbanista come l'arte del saper gestire diversi interessi di una città. Beh, lo è stata, sì. Diciamo che lo è stata. Diciamo che lo è stata, però anche quello forse appartiene a un mondo che non c'è più. Abbiamo perso molte... diciamo, il mondo contemporaneo, i momenti attuali sono interessanti perché non abbiamo più delle scelte uniche. Cioè, registriamo che l'urbanistica non è stata in grado di controllare le città, arriva sempre troppo tardi. Dall'altra parte registriamo anche però che lasciare assolutamente a se stesse le città, quindi l'abbandonare totalmente qualunque idea di pianificazione, è ugualmente dannoso. Cioè delle forme di pianificazione diverse servono. Allora il problema è di ritrovare un equilibrio tra tutte queste cose e forse abbattere alcune delle barriere che hanno fatto sì che il tema della conservazione fosse una questione, che il tema del nuovo fosse un'altra questione, che l'urbanistica una terza questione, mentre per casi del genere o si mettono insieme discipline, entrambe queste discipline e tante altre cose ancora, compresa la partecipazione di chi poi vorrebbe usare questi luoghi, o se no non si va molto lontano. C'è spesso una rivalità tra il mondo dell'architettura e il restauro italiano. Ora, restauro, in Italia il restauro ha avuto un preciso statuto, ha avuto una tradizione e così via. No, no, il termine oggi è un termine che va molto rivisto, perché il termine restauro forse si adatta ad alcune cose, ad alcune questioni, ma poi noi abbiamo anche sperimentato tutta una serie di altri termini, un po' inglesi, un po' italiani, da recycle a preservation, invece a conservazione, a riuso, a riciclo, eccetera, eccetera, che però ti mettono di fronte a un fatto vero, cioè il fatto che probabilmente la gran parte dell'idea di progresso e trasformazione del futuro per noi sarà da attivare sul presente, su quello che c'è, su ciò che esiste. Dopodiché non tutto è da restaurare nei termini, diciamo così, classici, però anche per riusare, anche per riciclare, beh, ci vuole un'idea. Diciamo che la posizione dei Zibardeschi forse è un po' troppo conservatrice. Sono posizioni che appartengono a un tempo definito. Cioè, difficile dire se
nessuno penserebbe di dire oggi se la posizione di Rogers è giusta o di Dezzi è giusta, o sono state legate per molto tempo a una certa idea che ha fatto buone cose, cose... diciamo che quello che era sbagliato in molte di quelle posizioni, ma che era inevitabile che lo fosse, è che erano quasi tutte legate a un certo ideologismo di tipo diverso. Cioè, in alcuni casi era un ideologismo culturale, alcuni gruppi contro altri gruppi, un'idea della conservazione contro un'altra idea della conservazione. In altri casi erano politici, assolutamente politici, contrapposizioni politiche. Insomma, tutta una serie, in alcuni casi appunto lo erano essenzialmente di tipo geografico, alcuni luoghi contro altri luoghi. Allora, questo probabilmente oggi possiamo considerarlo come qualcosa di esaurito, cioè non c'è più questa pesante cappa che nei decenni passati ha creato una parte di queste contrapposizioni. Abbiamo di fronte in modo molto pragmatico alcune soluzioni che appartengono anche a questi stessi personaggi, depurate da tutto quello che le conduceva obbligatoriamente da una parte senza guardare al resto, le possiamo considerare come contributi da usare quando serve, nel caso in cui serva. Questo è il grande vantaggio di questi anni. Poi, dopodiché, è vero che noi dobbiamo ricostruire una cultura su quello che c'è, su quello che noi abbiamo di fronte, non su quello che loro avevano di fronte. Stiamo parlando di persone, in alcuni casi morte, in alcuni casi già in età avanzata. Voi, soprattutto i giovani, soprattutto, devono ricostruire una cultura basandosi su quello che c'è, non su quello che c'era. Però quello che c'era in termini di idee spesso può fornire una parte importante di contributo. Tornando agli ex magazzini generali, per quanto riguarda la nuova destinazione d'uso dell'area, il Comune negli scorsi mesi ha approvato tramite piano integrato di intervento un piano che prevede la costruzione di edifici come residenze, spazi commerciali e uffici. Tuttavia, recentemente importanti urbanisti come Marco Engel hanno rivalutato questo tipo di schema definendolo quantomeno obsoleto. Tuttavia, sembra che un'amministrazione come quella di Brescia punti ancora a edificare, a compiere questo tipo di operazione. Lei non pensa che sia il momento di adottare un nuovo metodo di lavoro? Allora, sull'ultima domanda è abbastanza facile. L'inerzia delle ipotesi culturali è molto lunga. Cioè, noi, ma anche la cultura degli architetti, devo dire, ma la cultura degli amministratori, sta ancora elaborando temi, questioni, occasioni che derivano da un passato, fossero giuste o meno nel passato, ma derivano da un atteggiamento che era in auge, in azione diversi anni fa. E spesso stancamente lo si ripropone. È abbastanza facile riproporre, la cosa più semplice è riproporre vecchi schemi. Dopodiché ti accorgi che le economie che allora spingevano tutto questo non ci sono più. Che il tipo di autoritarismo che portava ad alcune scelte rispetto ad altre, beh, è sempre meno accetto da parte di chi vive nei luoghi e vorrebbe avere anche qualcosa a che fare col loro destino. Che la stessa idea di ufficio, residenza, centro commerciale, eccetera, eccetera, è soggetta a molte critiche e variazioni. Ci sono tantissimi casi in cui queste stesse funzioni trovano benissimo alloggio anche in edifici del passato, anzi, acquisiscono valore proprio da questo tipo di rapporto. Allora, tutto questo implica molto spesso una visione che non è stata rinnovata, sia da parte dei tecnici, sia da parte dei politici. Parlando del tema della visione, e in particolare di Brescia, una critica che può essere fatta a questa amministrazione è che, dopo la metropolitana, non ha pensato a un programma strutturato di infrastrutture per la città, si è proceduto facendo un'operazione di rammento delle situazioni problematiche della città senza pensare a una visione complessiva. Anche per quanto riguarda il caso delle casere, si può imputare un certo disinteresse dell'amministrazione sul recupero di questo importante manufatto storico. Quindi, secondo lei, quale potrebbe essere l'atteggiamento giusto che un'istituzione deve adottare rispetto alla governance della città? Allora, l'atteggiamento giusto intanto non è che nasce dal nulla, o c'è qualcuno che lo induce, l'atteggiamento giusto o non c'è. E difficilmente non siamo più in tempi in cui viene indotto dal personaggio illuminato che per carità ben venga quando viene, ma insomma non può essere, è un caso, insomma, non si può pensare che questa sia la regola. Beh, più interessante pensare che ci siano istituzioni che per loro compito dovrebbero occuparsi di questo, per esempio le università,
che ci sia il coinvolgimento di persone che per il loro futuro dovranno occuparsi di questo, per esempio gli studenti che frequentano quelle università insieme a chi vive poi nei luoghi, che molto spesso ha un'idea molto, molto chiara di cosa vorrebbe, anche spesso più realistica di quella che viene portata avanti da chi dovrebbe amministrare. Allora, questa è da dove sostanzialmente potrebbero venire le cose. Rispetto anche qui ai piani infrastrutturali, all'utilizzo delle infrastrutture, intanto sempre più quel tipo di infrastrutture che si riferiscono al passato passato nel senso a delle economie passate, tipo il metro, eccetera, prevalentemente sono sovracomunali, cioè sono decisioni che possono nascere da un luogo, ma poi la gestione dipende da economie nazionali, dipende da tante altre cose che sempre meno sono controllabili su scala locale e anche qua sempre meno sono realizzabili. Noi stiamo ancora realizzando da questo punto di vista progetti di 20 anni fa, quindi c'è una, anche qua un'inerzia lunghissima che è simile a quella dei piani di una volta, che arrivavano a essere completati quando la situazione era già totalmente cambiata. Noi arriviamo a fare una TAV per Venezia quando sostanzialmente non serve più, visto il tipo di uso poi di quelle linee. Però questa è l'inerzia di queste. Ci sono tutta una serie, però forse più interessante, di infrastrutture di segno minuto che le città, e che sono di moltissimi tipi. Infrastruttura non è solo la grande pesante infrastruttura. Infrastruttura è tutto ciò che sta tra le cose, sostanzialmente. E ciò che sta tra le cose spesso sono residui del passato, il passato archeologico, perché è un'infrastruttura di tipo culturale, per esempio, perché ti spiega com'era la città, quindi ha un impatto su una questione anche importante, che è il turismo, su altre cose. Oppure sono le infrastrutture abbandonate. La rete, per fare un piccolo esempio che riguarda anche il territorio nostro, ma la rete delle ex ferrovie di tipo provinciale, insomma, che un tempo innervava molto più che adesso, insomma, innervava tutta la provincia e si legava ad altre province, eccetera, eccetera, è quasi totalmente in disuso e ancora presente da un altro punto di vista, nel senso che molto spesso si tratta di infrastrutture che non possono essere totalmente cancellate per questioni di appartenenze, alcune appartengono ancora alle Ferrovie dello Stato, altre a enti privati. Allora, questo sistema ovviamente è difficile pensare, è raro pensare che possa ritrovare la sua funzione originaria, se non in alcuni casi. Cioè, in alcuni casi è lecito pensare, per esempio è successo, non so, in Val Venosta, dove è stata ripristinata una linea ferroviaria del passato, ed è diventata una specie di metro turistico che ha un grandissimo successo, dove le singole stazioni sono state poi affidate a architetti, a giovani architetti, che hanno fatto anche progetti interessanti in rapporto con i beni culturali che c'erano. Insomma, è diventata qualcosa d'altro, però quasi sulla stessa sua linea, si è rinnovata. In altri casi però bisogna pensare idee diverse, e allora saranno piste ciclabili, allora saranno percorsi pensati per un turismo di tipo differente rispetto a quello pesante, tipi di accoglienza che vengono magari accolti nelle piccole stazioni o nelle piccole... Insomma, c'è tutta una serie di possibilità legate al fatto che questo tipo di infrastrutture, ma potrei dire ex viadotti, ex ponti, eccetera, eccetera, anche qui è come l'industria. Quel mondo delle infrastrutture è venuto meno nella sua pesantezza e ha lasciato sul terreno tantissimi, tantissimi resti. Sta un pochino a noi immaginarli ex novo. L'esempio più famoso di tutto questo al mondo è l'High Line di New York, che nasce, cosa interessante, non dalla municipalità né dagli architetti, nasce dalla gente dei quartieri che ha scelto intanto di salvarla, cioè di tenerla, più o meno individuandola come un valore. Dopodiché c'è stato un lungo dibattito in cui sono subentrati anche dei tecnici che hanno trasformato questa cosa, che in sé è nulla, cioè non ha un valore fisico architettonico, in qualcosa che ha anche un valore architettonico. Ovviamente, legato al fatto che siamo a New York, che siamo in un luogo particolare, ha comportato il fatto che è diventata la maggiore attrazione forse turistica degli ultimi anni, e ha fatto accrescere enormemente il valore di quello che sta da un lato e dall'altro, senza avere in sé niente di commerciale. Cioè non è che si paga, non è che ci sono negozi, però tutto in base a questo flusso che permetteva alle persone che stavano, eccetera, eccetera, ha rivitalizzato un'area che era un'area ex industriale, eccetera, eccetera. Allora, in Italia, certo non siamo a New York, però in Italia, come in gran parte dell'Europa, molte di queste infrastrutture, specialmente quelle legate al trasporto, ma anche quelle che sono nelle città, sono contigue a luoghi di grandissimo valore storico, culturale, paesaggistico.
Allora, l'unione delle due cose darebbe una potenzialità enorme ed è un terreno, un territorio di azione secondo me, almeno per i giovani architetti, enorme, fatto di piccole cose, di interventi puntuali. È un recupero, ma è un recupero che non mette in campo 10 anni di progettazione, 3 anni per avere i finanziamenti, la corruzione legata inevitabilmente a tutto questo sistema che abbiamo ben conosciuto e così via, ha una velocità diversa e ha un tipo di partecipazione diversa e non esclude la progettualità. Cioè, gli architetti ovviamente devono trovare una capacità di progetto facendo i conti con questo, con l'ascolto delle altre persone, con le condizioni, con diverse cose. Parlando di progettazione partecipata, è un metodo che è stato applicato in diverse città italiane. A Brescia è arrivato recentemente con il Parco delle Cave. Tuttavia, diciamo che nei fatti, questa operazione non ha trovato il suo compimento, almeno non nella formula teorizzata e applicata da Giancarlo De Carlo. No, ha fatto bene a citare Giancarlo De Carlo, nel senso che appunto in Italia ci sono, non solo in Italia, sempre, ovviamente non dobbiamo pensare di essere al centro del mondo, però ci sono dei precedenti. Il caso di De Carlo è stato un precedente importante. Il coinvolgimento di docenti e professori Urbino, oppure nei casi delle case operaie invece di chi sarebbe andato ad abitarci, è un caso noto. Anche lì era una forma un po' diversa di partecipazione rispetto a quella che noi abbiamo in mente oggi, dove soprattutto il ruolo dell'architetto, è un ruolo che in alcuni casi rischiava una sorta di, come dire, del porsi comunque al di sopra delle parti e del tendere a portare verso un obiettivo le soluzioni. Però credo anche in questo caso. De Carlo era un personaggio di grandissimo carattere, di grande autorità, di grande fascino, eccetera, legato a un'idea anche dell'architettura autoriale, e quindi questo era, però è stato un importante precedente. Noi oggi pensiamo a qualcosa di un po' diverso, cioè, ci sono state molte cose, insomma, dopo quel fatto, ci sono state gestioni autonome di luoghi, ci sono state cooperazioni interessanti tra progettisti, insomma, abbiamo un grandissimo ventaglio di esperienze, poche delle quali in Italia. Cioè, in Italia il momento della partecipazione spesso quando accadeva solo per forza, per evitare conflitti alla fine di un processo progettuale. Cioè, si fa il progetto dell'autostrada, si fa il progetto della TAV, dopodiché, visto che succederebbe un inenarrabile conflitto, si cerca a quel punto di coinvolgere persone. Ovviamente non è questo. Il progetto deve nascere contestualmente in tutte le sue parti, nel dibattito tra i progettisti, tra chi le usa e così via. Ed è il progetto di una casa come il progetto di un'infrastruttura. Ovviamente questo processo nei casi di edifici pubblici o legati al pubblico deve essere assolutamente più forte. Non è facilissimo per cultura, molto spesso, per la cultura anche che viene insegnata nelle scuole, fare questo. Io ho sempre insegnato o frequentato scuole dove non è che qualcuno insegnava questo, malgrado già da tempo succedesse poi nei fatti, ma veniva ritenuto qualcosa che aveva a che fare con la società più che con la posizione. Nessuno insegnava come doveva essere la posizione di un tecnico dentro questo processo. Personalmente per cultura non appartengo tanto a questa, cioè l'idea del rapporto con la società che aveva la mia generazione, che ha avuto quella precedente, eccetera, era un'idea in fin dei conti di delega. Cioè, ci pensiamo noi a quello che fa bene a voi. Cioè, siamo noi che interpretiamo i vostri bisogni dall'alto della nostra posizione, del nostro sapere. Adesso è diverso, ovviamente. Però, prima cosa, bisogna che qualcuno abitui a fare tutto questo. Ci sono, come dire, ci sono dei tecnicismi per cui il processo partecipativo può funzionare o non funziona totalmente. Non può essere affidato al caso. Io sono stato recentemente, quindi, coinvolto, anzi ho dovuto costruirmelo per un caso milanese che era il caso della piazza davanti al castello, si chiamava Nevicata 14 o qualcosa del genere, e quello è stato un processo in un luogo che ha coinvolto un luogo molto delicato, dove qualunque cosa venisse toccata ovviamente comportava rifiuti e così via. Certo, non era un'area socialmente difficile, anzi era il pieno centro di Milano. Però il processo ha comportato, attraverso atelier fatti in sito, dei diversi gruppi, che
che erano stati invitati, discussioni continue con la gente nel giro di un mese, con chi passava, con i comitati, eccetera, eccetera. Poi progetti selezionati anche, insomma, una serie di step progressivi che implicavano anche la gestione comune poi del progetto. Allora, tutte queste cose qui sono sicuramente possibili, richiedono dei passi e anche in questo caso richiedono che gli architetti capiscano bene qual è la loro parte, cioè la possibilità di comunicare i propri progetti. È una cosa che a noi spesso sembra scontata, non lo è, la possibilità di far comprendere che cosa hai in mente e di far comprendere nel giusto modo, perché certo io posso fare un render stupendo, dopodiché so benissimo che c'è il 90% di falso in quel render, e allora ho necessità di far comprendere invece le cose come sono, far comprendere a chi deve può darti una mano anche per la sua, come dire, per plasmare il progetto. Non è una delega, ovviamente, l'architetto lo siete voi, sono io, dopodiché c'è invece qualcuno che può darti. Il problema è capire in questo processo di comunicazione reciproca come il progetto prende corpo. Un'ultima domanda: se lei fosse l'architetto incaricato del recupero delle casere, quale funzione attribuirebbe a questo importante edificio? Allora, per quel che riguarda la funzione, lo dico non essendo, sono diciamo parzialmente bresciano, quindi non essendo così al corrente della storia, insomma. Però la prima cosa ovviamente sarebbe non tanto una decisione, che un architetto possa prendere una decisione rispetto alla funzione e all'uso, molto spesso è abbastanza difficile da pensare. Il problema è mettere in campo una serie di momenti d'ascolto per cui le cose possono essere, appunto, dal punto di vista, come dire, discusse e soprattutto conosciute prima, dal punto di vista di chi sta attorno, di chi le ha usate, di chi ha proposto, di chi dovrebbe gestire, eccetera, eccetera. Quindi un grande processo di audizione prima del progetto. Dopodiché magari il far comprendere, cosa abbastanza importante, i tanti casi ormai in Europa e non solo in Europa, nel mondo direi, in cui situazioni di questo tipo, ma dalla Francia alla Cina, sono diventate dei luoghi eccezionali di cultura e produttivamente quasi più importanti di quello che erano. Di quello che erano industrialmente, soprattutto non segregati, non separati, non diciamo così malsani dal punto di vista, come spesso era, del lavoro o di altre cose. Quindi l'ascolto di tutto questo, la discussione di esempi che possono sempre servire, non si inventa quasi nulla sostanzialmente, la messa in atto di un progetto che dia centralità al valore più grande di quella cosa, cioè l'esistente, cioè gli edifici esistenti. Quanto sia un valore importante lo si vede considerando quello che c'è attorno, nel senso tutto quello che c'è attorno, che appartiene a un tempo più recente, non brilla certo per qualità. Cioè la nostra capacità di gestione della città contemporanea ha saputo produrre negli ultimi 50 anni quello che c'è lì attorno. Svincoli fatti in qualche modo, alcuni torri con piccole torri con a specchio o altre cose, edifici, un piano sostanzialmente poco evidente, infrastrutture che non sempre dialogano con... Allora io dico, in tutto questo, malgrado ci sia una muraglia che chiude un'area, gli unici elementi che attraggono attenzione e curiosità sono i tetti che escono, cioè sono quelli ancora, e non si possono ancora percepire. Allora, la possibilità che quello diventi il centro di un sistema di ricostruzione leggera, a mio avviso, che implichi, come è quasi scontato dirlo, una parte di verde molto, molto ampia, una possibilità di utilizzo appunto molto ampia, ma che implichi anche una progettualità che potrebbe comprendere anche la reversibilità, cioè la possibilità di considerare nuove forme anche di costruzione, compatibili ormai quasi, da quasi fastidio dirlo, perché ovviamente noi dobbiamo ragionare con la compatibilità, non è che dobbiamo dichiararlo ogni volta, però ci sono modalità di costruzione diversa al centro delle quali gli edifici esistenti hanno un valore enorme, considerandoli come spazi aperti o come spazi chiusi. Ci sono esempi bellissimi in cui edifici di questo tipo diventano piazze coperte sostanzialmente, quindi con un'estrema permeabilità, oppure al contrario diventano come delle grandi cattedrali in cui di diverse soluzioni funzionali, mai una, è difficile pensare che ci possa essere un'unica funzione e quella funzione rimanga. È più credo realistico pensare invece a una possibilità di contenitori che possono accoglierne diverse di funzioni e la cui sistemazione non le escluda o non sia talmente onerosa dal punto di vista economico da rendere poi tutta la gestione come una questione
a quel punto è impossibile, cioè ho speso tutto per costruire questa cosa e dopodiché non mi rimane niente per la gestione, deve essere parte invece della considerazione del progetto. Il mantenimento di queste è fondamentale. Non mi interessa tanto sapere se hanno la funzione dei monumenti a cui pensava Rogers, delle preesistenze, eccetera. Molto pragmaticamente ritengo che quelli siano gli unici edifici di valore lì presenti, che i progetti, anche quelli contemporanei, anche quelli fatti da architetti che hanno un certo nome per quell'area, non hanno sortito dei risultati, almeno per quello che si è visto, eccezionali. Semplicemente erano grandi operazioni economiche, prevalentemente volte ad avere cubature, ad avere... però la qualità non è mai stata, e quindi credo che a quel punto invece tutta la nostra capacità, per tornare a quello che diceva prima, di essere visionari, vada rivolta a quello che c'è, più che a quello che ci sarà. Quello che ci sarà sarà anche in parte determinato da quello che c'è oggi. Okay.